Buongiorno, che cosa fai? Allora, ripartiamo da Twitter, il caso più discusso in questi giorni, come mai questa acquisizione da parte di Elon Musk suscita così tante preoccupazioni? Sono stato molto interessato in nome di questo, diciamo, diritto, fondamentale diritto di libertà di parola, che chiamano free speech. E però, appunto, è una posizione estrema su questo diritto, significa andare a moderare molto di meno di discussione, controllarlo meno, forse anche sottendere meno quanti estremi, e quindi può significare più disinformazione, più fake news, più dialettiche estremiste. E quindi questo ovviamente a molti non piace, ma anche non piace agli inserzionisti, quelli che forse hanno la pubblicità da mandare su Twitter, magari non si vogliono vedere la propria pubblicità su discussioni estreme o addirittura su informazioni fake. Questo problema dei ricavi pubblicitari però non ce l'ha solo Twitter, ce l'hanno, l'abbiamo sentito, anche Amazon, Facebook, come mai?